tanto, quindi mi associo ai ringraziamenti e appunto, come ha detto il Presidente, questo è il terzo appuntamento di una serie di appuntamenti che ho messo in previsione. Lo faccio all'inizio, ringrazio tutti i collaboratori che hanno dato il loro contributo, in particolare Michele Pignasio, sull'organizzazione, perché in un periodo dove si ammucchiano molti lavori siamo riusciti comunque a organizzare, secondo me, una serie di incontri con dei contenuti molto importanti, e da qui devono l'auspicio quello che escono degli spunti anche per migliorare sul settore vinicolo più lontano. Quindi grazie mille a tutti e buon lavoro per adesso, umano, tanto sarà, non dovrà essere un monologo, l'auspicio è sempre quello che ci sia un confronto tra di noi, sia con gli organizzatori, quindi non esitate anche a fare domande, se possibile, magari interrompiamo, interveniamo anche e così via. Passo la parola a Alessandra Bianchi Bartolini, che ringrazio, che è la nostra responsabile tecnica della rivista Mille Linee, e per condurre un po' la giornata. Grazie di stare. Grazie, noi saremo insieme stamattina e oggi pomeriggio per vedere appunto quello che è lo stato delle conoscenze e tutte le informazioni e le conoscenze che servono per diciamo, contenere quello che è il danno delle specie aliene. Giulio Ponti diceva giustamente che l'Italia è un paese particolarmente ospitale per quelli che si chiamano specie aliene invasive, e le specie aliene invasive, aggiungo un dato, secondo il registro europeo in Italia, che è in una posizione sia climatica che geografica particolare, per cui è difficile il contenimento degli arrivi, e ovviamente le specie possono trovare, spesso trovano un ambiente particolarmente favorevole al loro sviluppo. Ci sono 1500 specie invasive e un terzo sono insetti, che arrivano con una frequenza e con un tasso molto maggiore rispetto a quanto avveniva in precedenza, e in condizioni, si trovano in condizioni sempre migliori per svilupparsi. Quindi quello di cui parleremo oggi è gli insetti dannosi, gli insetti sulla vite, che sono arrivati negli ultimi decenni e che o direttamente o indirettamente in quanto vettori di malattie portano del danno alla vite, diciamo con un avanzamento diverso a seconda delle regioni. Proprio perché anche proprio diciamo la distribuzione e il tipo di propagazione loro o delle malattie che portano, come nel caso della fluorescenza dorata, è importante per capire come si possono contenere. La mattina, in modo particolare, è dedicata a fare un quadro di tutte quelle che sono le situazioni in regioni diverse, quindi in Piemonte, in provincia di Sondrio, Lombardia e in Trentino per quanto riguarda la flavescenza dorata. Il programma si svolge così, quindi faremo la mattina un primo diciamo, quadro con Giovanni Bosio, il servizio fitosanitario della regione Piemonte, che ci illustrerà gli strumenti che abbiamo a disposizione. Che sono effettivamente sempre meno e che quindi vanno usati con sempre maggiore precisione, da qui il termine di precisione che c'è nel titolo della giornata. Non parleremo di droni, ma parleremo di lavorare in maniera precisa, come lavorare in maniera precisa. E continueremo con quello che si è detto, il quadro per quanto riguarda lo stato delle conoscenze e la distribuzione e i vari interventi che nelle varie regioni si sono fatte nei confronti della flavescenza dorata, in modo particolare del fungo. Nel pomeriggio
faremo due focus su altre due emergenze, che sono la Drosophila suzuki e la Cattigliera japonica, quindi una emergenza che viene da est, una che viene da ovest in Italia, quindi una che si sta sviluppando e sta rappresenta una preoccupazione in modo particolare in Trentino sui piccoli frutti, e una, come sappiamo, la Cattigliera japonica, che sta diventando un'emergenza preoccupante a partire dal Piemonte, non solo il Piemonte, deve essere preoccupante per tutti. Quindi io andrei a cominciare. Le relazioni più o meno sono per i relatori intorno ai 20-25 minuti a testa. Io direi che una o due domande si possono fare al termine di ogni relazione, magari poi ci regoliamo nel corso della mattinata e decidiamo se farle subito dopo la relazione o se accumularle tutte in fondo. Chi è online, se ha delle domande, le scrive nella chat e le leggiamo noi. Chi è in presenza ce lo dice. Per fare le domande bisogna farle nel microfono, quindi alza la mano e si passa il microfono in modo che anche chi è collegato possa sentirci. Io comincerei proprio subito con la prima relazione. Ultima informazione di servizio: i crediti per gli agronomi, l'ordine degli agronomi sono giù, quindi giù c'è il registro, quindi vi registrate l'ora di ingresso e l'ora di uscita e vengono attribuiti. La prima relazione è di Giovanni Bosio, quindi Servizio Fitosanitario della Regione Piemonte, che ci parla proprio del quadro insetticida, quindi gli strumenti a disposizione, quadro insetticida e norme tecniche di difesa del vigneto. Grazie, io se posso mi toglierei la mascherina. Certo. Ringrazio innanzitutto per l'invito e vengo a parlare di possibilità di lotta contro un insetto che anche questo è un insetto alloctono, perché sappiamo che è originario del Nord America, arrivato in Europa e Piemonte attorno agli anni 60, e sappiamo che, avendo incrociato sul nostro territorio la flavescenza dorata, contribuisce ovviamente a veicolarla nei vigneti. Allora, qua c'è un quadro dei prodotti che abbiamo a disposizione attualmente. Con la revisione europea dei fitofarmaci sappiamo che molti prodotti che avevano determinate caratteristiche di efficacia o anche di persistenza si sono persi negli ultimi anni. Tra le nuove molecole ce ne sono molte che hanno un'azione diciamo abbastanza blanda, e per cui non è che ci risolvano un problema così importante come quello di un insetto vettore, dove si dovrebbe tendere ad avere una presenza praticamente nulla nel vigneto. Vediamo che abbiamo sali potassici, l'azadiratina, l'olio di arancio dolce, il piretto naturale. Non va? È un po' più vicino. Grazie. Sono tutti prodotti che non hanno un'efficacia particolare e necessitano di più trattamento. E sono ovviamente ammessi nell'agricoltura biologica e quindi anche nell'integrato. Poi dopo vedremo quali caratteristiche possono avere. Tra invece i prodotti chimici abbiamo ancora l'etofenprox, il tauflovalinate e l'artrinatrina, che però poi uscirà nel corso del 2022, che sono praticamente appartengono alla famiglia dei piretroidi, e quindi sappiamo che i piretroidi hanno anche delle controindicazioni. Poi abbiamo l'acetamibrid. C'è scritto prodotti microbiologici, che è una cosa che hanno messo, in questo caso ci sarebbe la Bovaria bassiana, che sappiamo che l'efficacia è paragonabile ai prodotti citati in precedenza, cioè molto bassa. Poi abbiamo il Pira di Furone, e da quest'anno, da fine marzo, praticamente è stato esteso l'impiego del sulfoxaflor anche sullo scafoideo e sulle cicaline,
è già stato praticamente approvato l'inserimento nelle linee guida nazionali, quindi a livello piemontese possiamo anche inserirlo nella difesa contro lo scapoideo. Vediamo un attimo i prodotti che si possono usare nella coltivazione biologica. Abbiamo detto già quelli precedenti. Io volevo citare però un lavoro abbastanza recente, pubblicato nel 2017, fatto in Veneto, sia in condizioni di semicampo e anche in campo, dove hanno lavorato, mi sembra, 2 o 3 anni su più vigneti, quindi mi sembra un lavoro abbastanza serio da prendere in considerazione, dove viene fuori, avendo provato un po' di queste sostanze, solo il caolino avrebbe avuto un'efficacia simile a quella del piretro e con un'azione quindi rilevante rispetto al testimone non trattato, mentre praticamente l'olio di arancio, il sali potassici, lo spinosa non si sarebbero differenziati dal testimone non trattato. Quindi capite che usare dei prodotti che poi non ci danno nessuna efficacia, magari ripetuti 2 o 3 volte, non è proprio il massimo anche per l'economia dell'azienda, oltre a non difenderci dalla diffusione della flavescenza. Il caolino noi l'abbiamo anche già provato in vigneto contro la popiglia, sappiamo che ha questo effetto di mascherare quindi la vegetazione. Su forme molto sensibili come i primi stadi giovanili dello scapoideo può provocare anche un prosciugamento, quindi praticamente il seccamento delle neanidi. All'inconveniente un po' della distribuzione, perché deve essere dato a dosi abbastanza elevate e errorato bene, come del resto anche gli altri prodotti, e il fatto che ovviamente se piove viene dilavato. Sappiamo che l'alternativa nel biologico, quello diciamo che ancora più efficace sarebbe come prodotto, sarebbero le piretrine naturali, però anche queste, mentre in passato erano addizionate col piperonil butossido, avevano un'azione più elevata, togliendo lì quello è diminuita sicuramente l'efficacia, la persistenza praticamente pari a zero. Ed essendo fototermolabile, sappiamo che va dato quasi di notte per avere almeno un effetto abbattente al momento del trattamento. Io sono andato a recuperare un lavoro che avevamo fatto nell'anno 2001, quindi capite che sono già passati più di 20 anni, dove avevamo provato il Kenya Dox verde, che conteneva piretro al 4% più il piperonil butossido. 3 trattamenti distanziati di 7-8 giorni ci davano poi una efficacia dell'85%, mentre anche qua la zadiratina veniva non significativa, nessun risultato. Se vogliamo, in quegli anni ad esempio era approvato per lo scapoideo la Cloud di Profezin, e un unico trattamento con quel prodotto, che era un po' un regolatore di crescita, dava un abbattimento attorno all'80-85%, quindi noi dovevamo intervenire 3 volte per col piretro per avere questo risultato, però un piretro più potente di quello di cui abbiamo adesso la disponibilità. I piretroidi, abbiamo detto, abbiamo questi 3 prodotti, che sono a largo spettro d'azione, quindi sicuramente non sono selettivi. Il tau fluvalinato è sempre stato visto bene dal punto di vista ambientale, perché è selettivo per i pronubi, per le api, essendo usato ad esempio per combattere la varroa delle api, quindi ha un effetto anche acaricida. Avendolo provato in vigneto nelle colline novaresi, una prova contro popiglia, abbiamo visto che però sui fitosedi fa piazza pulita, come fa piazza pulita una deltametrina. Quindi magari ci salva le api, però ci può anche poi dare dei problemi per favorire magari attacchi di ragnetto. È vero che essendo una caricina, magari in quel momento ti fa fuori anche il ragnetto, però se poi rimangono diversi mesi in cui la coltura è esposta a possibile arrivo di ateri che poi si possono moltiplicare, non è un toccasana neanche quello.
L'etofen pro, cioè la stessa trinatrina, rispetto ai fitosedi, sono comunque dannosi, ma meno di un, direi, di tauclovalinato o della stessa deltametrina o anche della lambdazolotrina. Nelle zone, in effetti, dove ci sono queste infestazioni molto elevate, parliamo anche di 300-400 adulti che ci possono essere per vite, quindi mangiano in continuazione, quindi nell'arco di una settimana li possono defogliare completamente il vigneto. Abbiamo visto che ci sono un paio di prodotti, la cetamiprid e la deltametrina, che possono dare degli abbattimenti molto elevati. Poi c'è il discorso che magari dopo una settimana c'è la reimmigrazione degli adulti, se di nuovo al piano di prima. La deltametrina abbiamo visto che ci fa fuori i prosedi e ritiene basso per tutta la stagione. Una cetamiprid invece abbiamo visto che è abbastanza selettivo sui prosedi, cioè c'è un effetto molto limitato. Le aziende che l'altro anno è stato l'anno peggiore, direi, come popolazione di conchiglia. Qualcuna ricorsa al terzo trattamento, qualcun'altra magari ne ha fatto anche quattro, e mettendoci di mezzo, ad esempio, la deltametrina, cominciano già a vedersi problemi di granito rosso. Poi abbiamo questi tre prodotti che hanno un'azione sistemica e tutto sommato quindi dovrebbero essere meno impattanti sui fitosedi. Si spera che risultino efficaci anche poi sugli adulti, perché il problema dello scafoideo è che noi magari riusciamo a far fuori i giovani con i prodotti visti precedentemente, però gli adulti che possono poi ritornare, dare rifugio come i vigneti abbandonati, le viti spontanee che ci sono in giro, possono arrivare in vigneto, essere già infetti oppure infettarsi su piante infette e poi trasmettere, e in quel caso molti. Cioè non abbiamo purtroppo neanche dei dati sperimentali validi, nel senso che è quasi impossibile fare delle prove in pieno campo. Ci sono dei dati su prove fatte con anticorpi messi su barbabietole. Io direi che i risultati non sono direttamente trasportabili in campo, perché sappiamo che in campo li sente o sente magari il rumore dell'atomizzatore, prende il volo e si sposta. E poi ritornano dopo. Questi che hanno un'azione sistemica si può quindi ragionevolmente sperare che abbiano una certa azione che duri per qualche giorno, magari una settimana, 10 giorni, anche sugli adulti che poi vanno a nutrirsi. Avendo appunto, appartenendo a una famiglia chimica, famiglie chimiche simili, oppure cioè agendo sugli stessi meccanismi di blocco dell'attività dello scafoide dell'insetto, ci potrebbe essere un rischio di resistenza incrociata utilizzando magari questi prodotti più volte, converrebbe quindi magari non evitando un impiego nella stessa stagione con due prodotti di questo tipo. È vero che però lo scafoide ha un'unica generazione annuale, quindi lo sviluppo di resistenze dovrebbe essere abbastanza così difficile. Qui vediamo infatti la classificazione anche in base al codice IRAP. Come vedete vanno ad agire come sito d'azione su questi enzimi, la acetilcolina, e quindi hanno lo stesso punto su cui vanno a intervenire. Quindi è bene non abuseranno nell'arco della stessa annata. I piretroidi invece vanno su un altro tipo di sito, e quindi sicuramente va bene una loro alternanza, come i problemi però che abbiamo visto sull'azione sui fitosedi. Quindi direi che attualmente, dove c'è la presenza di Popillia japonica, è diventato sicuramente un insetto chiave del vigneto, alla pari anche o anche di più rispetto allo scafoideo. Dobbiamo cercare di far combaciare gli insetticidi che funzionano su una specie con quelli che funzionano sull'altro insetto, in modo da non aumentare il numero di trattamenti. Mentre ad esempio, e quindi purtroppo per questi due insetti ci sono ovviamente queste difficoltà che non ci sono invece ad esempio per le tignole, perché abbiamo confusione sessuale, abbiamo prodotti microbiologici o regolatori di crescita. Qui volevo solo farvi vedere che quest'anno compare nel nostro disciplinare
anche come avversità la pupiglia japonica, e ci sono due prodotti che sono registrati, sono appunto l'acetamipride e il clorantranilipron, Coragen praticamente, che possono, quindi avendo un meccanismo di azione diverso, possono essere impiegati entrambi. Considerazione finale è che abbiamo meno armi a disposizione sicuramente, le nuove molecole che ci vengono così, vengono messe sul mercato in genere sono sempre poco efficaci, cioè sono meno impattanti ma sono anche poco efficaci. E il problema rimane la lotta contro gli adulti, che sappiamo il periodo in cui possono ricolonizzare i vigneti è molto lungo, anche dagli studi del professor Anna si è visto che oramai gli adulti rimangono presenti a volte fino all'inizio di novembre, e quindi è un rischio che ci possa essere di nuovo una ricolonizzazione, una trasmissione per tutto il periodo fine estate e inizio autunno. Come dicevo, i nuovi prodotti che vengono registrati spesso sono registrati contro afidi, mosche bianche, triviti, tutti insetti che hanno un corpo molto soffice, privo di pigmenti consistenti, chitinizzati, e quindi un altro discorso combattere insetti come ad esempio la pupiglia dei coleotteri, che sono dei piccoli carri armati, quindi diventa sempre più difficile controllare le specie nuove che ci arrivano. In questi giorni ci è arrivato dal Ministero questa cosa che riguarda la seconda edizione, che riguarda la tossicità delle sostanze attive che si possono impiegare in agricoltura. C'è una classificazione che va sia per fungicidi che insetticidi, che ci dice un po' quali sono i rischi per i pronti. È chiaro che se andiamo a vedere gli insetticidi, quasi tutti sono tossici, perché altrimenti non ammazzerebbero neanche i che dobbiamo combattere. Noi possiamo farvela girare, visto che tanto c'è il file, e metterla a vostra disposizione. Purtroppo, come è stato detto, il 90% degli insetticidi sono tossici per le api, quindi valgono tutte le precauzioni che diamo ogni anno, che chiediamo ai tecnici di mettere nei loro bollettini, evitare quindi il periodo di fioritura del vigneto, fioriture sottostanti, eccetera. Cercare di trattare magari a sera tardi o al mattino molto presto, tutto per evitare la possibilità di contatto delle api con i insetticidi. Se poi dovesse continuare questo andamento che c'è stato finora di siccità, di scarsa piovosità, ci sarebbe il rischio che si è già verificato in passato che le api vadano a raccogliere l'acqua, cioè la rugiada che si forma magari al mattino sulle in vigneto, sulle foglie della vite, quindi questo sarebbe una cosa da tenere anche in considerazione. Con questo io avrei finito. Grazie. Sono domande in sala? Buongiorno, Francesco Verdo, sono responsabile economico del Cantino Fontana Trezza. Giovanni, sono già da anni. La domanda che volevo fare è relativa alla lotta di sorpide. In agricoltura biologica, ne parlavo anche con Michele ormai l'anno scorso, e ci siamo resi conto che ormai la lotta alla sorpide in agricoltura biologica sul sorpiretto è proprio aleatoria, cioè non riusciamo comunque a contenere l'insetto, e negli ultimi anni le popolazioni sono aumentate lentamente, un po' per quello che è stato detto, cioè la scarsa efficacia del piretto sulle forme giovanili, in totale assenza di efficacia sugli adulti, e i continui ingressi che abbiamo dai vigneti circostanti. Quindi quello che mi chiedo è, forse non sarebbe il momento di pensare o di ripensare alla difesa da questo parassita, perché quella che stiamo attuando oggi in parlo più, che non possa sortire nessun tipo di risultato, soprattutto in un momento in cui mi pare che l'agricoltura biologica sia in buona espansione, soprattutto in questo territorio. E quindi, laddove non è più possibile contenere l'insetto,
forse l'unica strategia percorribile è quella di ridurre la presenza dell'inoculo e quindi di adottare dei sistemi di forte abbattimento delle piante presenti con la presenza del fitoplasma. Esempi di questo tipo ce ne sono già all'estero, ci sono in Borgogna, ad esempio, ci sono gli interi comprensori che si organizzano in giornate in cui le aziende sono obbligate a mettere del personale a disposizione e vengono fatte delle giornate di marcatura delle piante infette e poi il successivo taglio delle piante infette. Non lo so, questa è una proposta che faccio, insomma, per vedere se riusciamo a risolvere questo problema o poter in maniera migliore. Grazie. Io sono perfettamente d'accordo con te, magari la collega Paola che potrebbe dire qualcosa in più, visto che lei... Sì, è nella mia presentazione. Ah, nella sua presentazione. Sicuramente, come sappiamo, ai danni che se lo dice, è un problema di lotta a livello territoriale e non solo del singolo movimento. Poi, chiaramente, non avere sostanze efficaci complica le cose. Bisogna vedere anche questi prodotti tipo, ti dico il nome, io perché non mi ricordo la definizione, se hanno effettivamente un'efficacia o meno, ci sono state prove in corso, io non l'ho seguito, però c'è chiara, sicuramente può dire qualcosa. Altrimenti bisogna intervenire proprio a livello, sia eliminando i calci, eccetera, e comunque ne parlerà. Poi abbiamo anche il filo della mattina, spazio in sì. Buongiorno a tutti, sono Daniele Inter, adesso faccio una domanda, magari si rientra nelle relazioni successive, la risposta sarà alla fine. Allora, parliamo invece di difesa integrata in zone ad alta pressione di fluorescenza di Scapideus, dove c'è il caso, come hai detto tu Giovanni prima, di reintroduzioni di insetti provenienti da aree in corte di microfetto, quindi una curva di volo molto lunga. Se io sono in una difesa integrata, di solito noto che non ho presenza di giovani nel vigneto, perché le mie strategie degli anni precedenti sono state sufficienti ad abbattere l'insetto, ma comunque continuo ad avere piante, anche in buona manifestazione di piante possibili di fare l'esperienza. Quindi io ritengo che questi sintomi siano legati alle reintroduzioni. Quindi sono, diciamo così, il volo tardivo dell'insetto. Però notiamo questa situazione. Ad esempio, raccolgo uno Chardonnay base spumante precoce in una zona calda, metti che lo raccolgo alla fine di agosto, e i voli proseguono per settembre-ottobre, quindi io vado, se riesco, a trattare nei mesi successivi. Quindi dopo la vendemmia ho dei vincoli normativi riguardo all'impiego delle sostanze attive, dei formulati commerciali autorizzati, dei trattamenti post vendemmia? Io non è che sia un esperto di leggi, però penso proprio di sì, perché se l'etichetta non è che tenga conto se c'è già stata la raccolta o meno. E il numero di trattamenti consentito sulla coltura è quello, e non credo che vada a discriminare se prima o dopo la raccolta del prodotto. Non sul posizionamento, non dovrebbero esserci problemi sul posizionamento. Posso. Grazie. Faccio un'ultima domanda, poi effettivamente secondo me vengono fuori molte domande, molte esperienze, visto che si parla tutta la mattina di fluorescenza, forse è meglio spostare alla fine la discussione. Faccio una domanda perché è venuta fuori nella chat, che chiede se per Copilia sono indicati prodotti microbiologici o quali. I prodotti microbiologici ci sono negli Stati Uniti, non in Italia al momento. C'è un Bacillus thuringiensis varietà Galleria che è già stato provato in pieno campo in prove di prodotto già lo scorso anno. L'efficacia penso che si può aggirare sul 50%, ma adesso non mi ricordo se dopo due o tre trattamenti può magari arrivare anche al 60%, poi dipende anche dalle dosi. Il problema è che parlando con la ditta che lo sta provando, la Biogard, mi ha detto che per due o tre anni non si parla di avere una registrazione.
c'è ancora anche il dubbio che si tratta di un prodotto, cioè il batterio è stato trovato negli Stati Uniti, non in Europa. Se si segue forse la normativa dei fitofarmaci, forse non fanno troppi ostacoli. Se invece fosse seguire la via dell'introduzione di agenti di lotta biologica, sarebbe un altro discorso molto più complicato. Chiaramente, essendo un batterio, un bacillo piuttosto specifico contro gli adulti di Popiglia, noi auspichiamo che venga registrato il più possibile. Grazie. Quindi